ci siamo finalmente. Allora, l'ultimo pugile italiano a battersi per un titolo mondiale in Italia è stato il sardo Andrea Sarezzo, era il 28 ottobre del 2011, sono passati tanti anni. Che grande chance ha questa sera Michael Magnesi? Beh, sicuramente una grandissima chance, Michael ne è consapevole e quindi stasera sfrutterà al massimo questa bellissima opportunità che gli ha dato la BBT. In quella circostanza il nostro Andrea Sarrizzo era il 28 ottobre del 2011, affrontò il sudafricano Muriti Matlane, cintura mondiale IBF dei pesi in Mosca, perdendo per KO. Questa sera chiaramente il nostro auspicio è che Michael Magnesi possa diventare il 36esimo campione del mondo italiano, veramente una grande chance che gli viene messa a disposizione da manager Davide Buccioni, una serata pazzesca che viviamo con grande emozione e con grande partecipazione. Che match sarà, Giovanni? Allora, sono in molti ci hanno chiesto cosa aspettarci da questo incontro. Sono due pugili diversi, no? 11 anni di differenza a favore di Michael Magnesi, che fa della tecnica e dell'intensità e del lavoro alla corta distanza le sue armi migliori. Il suo avversario mancino, occhio quindi agli incroci, non è velocissimo ma è un grande atleta. Ecco, probabilmente vincerà come sempre chi riuscirà a portare il match sui binari a lui più congeniali. Assolutamente sì, sicuramente Michael avrà preparato con il maestro Masai un match adeguato. Vedo un Magnesi pronto a un gran ritmo. Match veramente storico, un match veramente storico, la possibilità per Magnesi di diventare campione mondiale, la categoria è quella dei pesi super piuma, match previsto sui 12 round, chiaramente tra lui e il paradiso c'è questo pugile nato in Ruanda ma che vive da diversi anni in Svizzera. Pugile pericoloso, un pugile mancino, e quando si incontra un pugile mancino i pericoli aumentano, vero Giovanni? Perché? Assolutamente sì, perché come abbiamo detto prima anche nel match di Falcinelli, quando fai con un mancino, il mancino è quasi sempre abituato a lavorare nella guardia opposta, mentre dall'altra parte non è così. In più questo pugile ha una grande esperienza, ha fatto con pugili di veramente grande levatura a livello mondiale, quindi Michael dovrà dare il meglio di sé per riuscire a vincere questo incontro mondiale. Un pugile di grande qualità, Michael Magnesi, un pugile, un ragazzo d'oro, un ragazzo molto semplice, tra l'altro a breve sarà anche promosso un suo docufilm che parla un po' della sua vita, una vita semplice fatta di giornate di pesca. Un ragazzo che ha tre grandi riferimenti, ci ha detto Marvin Hagler per la sua potenza, Oscar De La Hoya per la sua classe cristallina e Arturo Gatti per la sua generosità. Questa sera deve essere un po' di tutte e tre. Sì, Michael è un ragazzo che, come dici tu, è un ragazzo d'oro, generoso, si allena in maniera, è uno stacanovista del pugilato e veramente sono contento che adesso abbia la possibilità di raggiungere questo importantissimo traguardo. Ecco, intanto sta salendo sul ring Patrick Kinagamazi, 32 vittorie, 2 sole sconfitte, è stato già campione svizzero, campione africano, campione mondiale WBF, imbattuto dal 2012, hanno un avversario in comune con Michael Magnesi, si tratta di Radia Incarnazione, battuto da entrambi i pugili. Io ho parlato con Gianluca Ceglia, che tu conoscerai, che è andato a fare un po' di sparring con Patrick Kinagamazi e mi ha un po' detto che pugile è un pugile, è un grande atleta, è un pugile, dice che dopo un'ora di sparring con lui ha continuato a correre, ha continuato a fare tanto sacco, insomma un grande atleta, un pugile che dà il meglio di sé nella lunga e media distanza. Magnesi, cosa dovrò fare questa sera per batterlo? Ma sicuramente dalle caratteristiche dei pugili io mi aspetto un match da Michael dove cercherà di pressare il più possibile il suo avversario, che perché quanto possa avere un gran fondo, comunque ecco, dai suoi 37 anni può avere difficoltà se messo alle strette. Michael porta un sacco di colpi, a un rullo compressore e quello potrebbe essere difficile da digerire per il pugile residente in Svizzera. Allora,
Vediamo intanto salire sul ring appunto Michael Lone Wolf, lupo solitario Magnesi, imbattuto dopo 18 match. Grande occasione, l'occasione della vita per questo pugile di Palestrina, piccolo comune in provincia di Roma, di 26 anni, un predestinato, 60 match da dilettante, vittoria al guanto d'oro, tante presenze anche nella World Boxing Series, da professionista abbiamo detto 17 incontri, 9 dei quali vinti prima del limite, è già stato campione italiano, campione del Mediterraneo IBF, campione internazionale WBC, campione intercontinentale IBO, insomma un pugile completo, un pugile strutturato, un pugile che ha la grande occasione al momento giusto. Il suo soprannome Lone Wolf gliel'ha dato il papà proprio per questo suo carattere un po' introverso, non è una star, è un pugile che preferisce far parlare i suoi pugni più che le parole. Ma a me, Stefano, sai, personalmente piace tantissimo questa caratteristica di Michael, è una caratteristica che mi piace, poche parole e tanti fatti. Lasciamo la parola a ring announcer Valerio Romanna per la presentazione del match. Categoria PC Super Piuma, main partner e main sponsor dell'evento Le Cinema Caffè di Roberto Mazzarone. Partners dell'evento Comune della Città di Fondi e Proloco della Città di Fondi. Gold partners dell'evento Ampi, Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario. MSG Mediterranea Group, Grandi Magazzini Cossuto, Poliambulatorio Sanitas di Cave, BM SRL e Impresa Bonelli, Sedat SRL, Galileo Energie, Consorzio Imprese Civitavecchia Paolo Sbrozzi, Avi Legno Zagarolo, Official Partners, Porto Fish and Chips e Quarto Burger and Drinks, Technical Partner per l'evento Green Hill. Il medico dell'incontro è il dottor Claudio Fabbricatore di Roma. I giudici, signori Alessandro Roda di Bologna, Sauro Di Clementi di Sant'Elpidio a Mare e Francesco Ramacciotti di Roma. Supervisor per l'International Boxing Organization e arbitro dell'incontro, Mr. Michael Hook da Göteborg, Svezia. E ora finisce il tempo delle parole e inizia la legge del ring! All'angolo blu, al peso di 58 kg e 600, in pantaloncini nero-bianchi e con un record professionista formato da 34 incontri disputati, 32 vittorie per lui, 4 delle quali per KO, 2 sono le sconfitte. Già campione d'Africa e già campione svizzero dei pesi leggeri, già campione mondiale WBF ed è co-sfidante al campionato mondiale IBO per la categoria pesi super piuma. Al suo angolo il suo maestro Giorgio Costantino con Christopher Rimé e il suo catman Davide Bianchi per il Boxing Club di Carouge da Ruanda, residente a Tone, Svizzera, Patrick Kinigamazzi. Il suo avversario all'angolo rosso, al peso di 58 kg, in pantaloncini nero grigio con un record professionista formato da 17 vittorie, 9 delle quali per KO. Già campione d'Italia, già campione del Mediterraneo IBF, già campione internazionale Silver WBC, già campione intercontinentale IBO, è il co-sfidante al campionato del mondo IBO della categoria pesi Super Piuma. Al suo angolo il suo maestro Mario Massai con Emiliano Branco, Gesumino Agliotti e il suo manager Davide Buccioni per la BBT Production da Cave Italia, Lolo Michael Magnesi. Quante emozioni questa sera a partire dal nostro inno nazionale, o meglio dell'inno nazionale svedese in onore dell'arbitro Michael Hook.
ragazzi, ora ascolteremo l'inno della Svizzera. È tutto pronto per questo match che vedrà impegnato Michael Magnese per il titolo mondiale ABO. Ricordiamo, l'ultimo pugile italiano a battersi per un titolo mondiale qua in Italia è stato il sardo Sarrizu, ed era il 28 ottobre 2011. Una chance probabilmente irripetibile per Magnesi per conquistare un titolo mondiale che veramente per lui significherebbe il paradiso. Assolutamente sì, ho visto due pugili molto concentrati durante gli inni nazionali e questo già ci fa capire quanto è importante adesso questo momento, no? Il secondo prima di sentire la campana. Pugile pericolosissimo comunque questo pugile ruandese, che è residente comunque in Svizzera, imbattuto dal 2012, campione mondiale WBF, pugile assolutamente di grande esperienza, che questa sera viene qua a giocarsi le sue chance, anche per lui comunque una grande occasione di entrare nell'Olimpo dei top fighter della categoria. Sì, anche Kenny Gammazzi veramente un gran fisico. Vediamo adesso che cosa succederà nelle prime battute, quale sarà la chiave che sceglieranno di usare. Le ultime raccomandazioni di Michael Hook, l'arbitro di questa serata, angolo rosso per Michael Magnesi, pantaloncini neri per Michael Magnesi, così come anche per Kina Magazzi, ma che ha una striscia bianca. È l'inizio del match, prima ripresa di un incontro previsto chiaramente sui 12 round. Vediamo se vorrà dare subito intensità alla sua azione Magnesi o se invece cercherà di studiare un po' l'avversario, che ricordiamo è mancino. Sembra già partito molto convinto e duro Michael. Ha preso lì il centro del ring Michael Magnesi. Sì.
colpi subito al 100% molto dell'intensità. Duri, molto duri quelli di Michael, si sentono, si sente l'eco, il boato del gancio che ha portato. Pugile esplosivo Michael Magnesi, molto spettacolare. Sì. Grande atleta. Bello questo gancio destro corto di Michael Magnesi, prova a replicare. Kinikamazi che continua a girare intorno al nostro pugile. La grande differenza dei colpi di Michael rispetto a quelli di Kinikamazi, si sente un altro rumore quando arrivano. Più lento il pugile, lo possiamo dire fin dalle prime battute, il pugile africano. Michael molto, molto esplosivo. Molto esplosivo e pesante. Prova ad anticiparlo Kinikamazi, ma Magnesi non si sposta di un centimetro, continua la sua azione. Sì, è granitico Michael. Sempre in avanti. Sì, sì. Solido nelle gambe Michael, sta lì. Con il giusto compasso, pronto a piazzare i suoi colpi. Bel gancio destro bloccato dal braccio tenuto alto da parte di Michael Magnesi. Sì, sta facendo un ottimo lavoro di demolizione. Michael viene avanti, mette colpi decisamente più duri. Kinikamazi cerca cercare di contrastarlo, ma sta faticando a tenerlo lontano Kinikamazi. Sì, lo vedi anche quando Michael porta i colpi, lo sposta fisicamente, si alzano le gambe di Kinikamazi e non riesce a essere incisivo come invece è Michael. Le gambe di Michael sono bene ancorate sul ring, sul tappeto, e i risultati si vedono. Anche buono il movimento del tronco di Michael, molto preciso. Un avvio molto promettente per sì. Michael Magnesi, che non ha sprecato colpi. No, assolutamente. Adesso è entrato bene con un gancio destro corto. Un lavoro tra virgolette quasi sporco. Sì, no? È un attimino distratto il Kinikamazi e Michael lì pronto con il gancio destro corto a colpire il volto del suo avversario. Una prima ripresa a favore indiscutibilmente per Michael Magnesi. Sì, nettamente. Un 10-9 per il nostro pugile che ha iniziato con grande personalità, senza paura ma anche senza strafare. Consapevole dell'importanza della posta in palio. Assolutamente sì, la maniera più ottimale che poteva utilizzare, quindi ha fatto capire subito chi è il padrone di casa, quindi ha fatto vedere subito il suo carattere, ha fatto capire quanto i suoi colpi fossero pesanti e ha fatto capire al suo avversario che la vita sul ring stasera è molto difficile. Vediamo l'angolo di Michael Magnesi, Mario Massai, il suo secondo Gesuino Aglioti, il mental coach di Michael Magnesi, Emiliano Branco, un ragazzo che vive di pane e box. Io questo mi piace sottolinearlo, nel senso che è sposato con Alessandra Branco, figlia di Silvio Branco, no? E nipote di Gianluca Branco, insomma una famiglia di pugili. E questo è importante comunque anche in termini proprio di consapevolezza, no? Dell'essere pugile. Anche promettente in vista di questo match, una famiglia di campioni. Questo è stato, l'ha sentito. Ha iniziato alla grande questo secondo round. Michael Magnesi che accorcia alla grande la distanza, lavora bene al tronco, in difficoltà ci sembra Kinikamazi. E l'ha sentito Kinikamazi. Dall'angolo dicono ancora di stare tranquillo, di non strafare, che non c'è fretta, perché effettivamente il match è lungo, sono 12 round. Ma Michael sembra avere veramente fame. Scuote la testa Michael, come a dire non mi fai male. Ha cercato un po' la replica Kinikamazi, ma Michael non ha indietreggiato di un centimetro, sta lì, guardia chiusa. Vedi che ogni volta che Michael porta i colpi Kinikamazi non riesce a tenere la posizione, fa sempre un salto indietro, non riesce a gestire la forza di Michael. Ci sta mettendo tanto mestiere Kinikamazi per assorbire questi attacchi di Michael Magnesi. Qui una spinta evidente. Quello che deve fare Kinikamazi è cercare di superare i primi round e cercare di contrastare la forte fisicità adesso di Michael.
È un compito molto arduo però, eh. Ancora Magnesi. Ancora un bel gancio destro di Magnesi. Sempre avanti, gomiti chiusi per il nostro pugile. Bello questo gancio sinistro largo di Magnesi che arriva al volto dell'avversario che continua a girare intorno al nostro pugile. Bello qui. Gancio destro molto duro, molto duro. Colpo pulito, ecco. Sì, sì, sì. Buona la resistenza di Kina Kamazi. Il colpo è arrivato, preciso, anche con grande forza. Ma l'ha assorbito Kina Kamazi, ancora però che si fa mettere alle corde. Questi continui spostamenti del tronco da parte di Magnesi che gli permettono anche di caricare poi i colpi, no? Sì, sì, sta molto, sta messo benissimo sulle gambe quando porta gancio sinistro diretto destro oppure quando porta il gancio destro, è sempre pesante. Questo grazie alla posizione corretta delle gambe che gli consente anche di muovere bene il tronco quando l'avversario gli porta. Qui lega Kina Kamazi. Ripeto, Kina Kamazi deve cercare di uscire, di resistere per almeno 4-5 round, che sarà il momento in cui Michael avrà la maggiore espressione di forza. Eh sì, come infatti abbiamo accennato, abbiamo parlato con Gianluca Ceglia, tra l'altro prossimo di essere qui stasera. È la terza ripresa. Round terza ripresa. Anche la seconda ripresa sicuramente, sì, da assegnare a Michael, Michael Magnesi, sì, che sì, senza dubbio. L'impressione è che Michael abbia iniziato questo terzo round in maniera ancora più decisa rispetto alle prime due. È molto confidente, viene avanti, sa quello che deve fare, controlla bene l'avversario. Ha seguito le indicazioni del suo angolo, che è quello di non strafare forse nei primi due round, adesso però sembra... attenzione, qui un colpo, un montante corto del pugile africano, parzialmente a segno. Adesso però l'idea è quella che voglia un po' accelerare. Ecco qui. Sì, adesso generosamente entrambi stanno portando colpi molto duri. Rimette colpo su colpo comunque Kina Kamazi. Sì, Kina Kamazi cercherà di incrociare e di colpire Magnesi. Bello questo gancio destro di Magnesi. Non deve strafare Michael, ha una grande chance questa sera. C'è tempo, bisogna costruire la vittoria round dopo round senza farsi prendere dalla foca. Troppo alta la posta in palio questa sera sul ring del palazzetto di fuoco. Ecco qua, bel gancio destro, eccolo, ed è a terra Kina Kamazi, viene contato dall'arbitro, lo svedese Michael Hook. Lo sguardo da killer di Magnesi. Eh sì, e adesso adesso sarà importante mantenere, sì, la lucidità. Mantenere la lucidità, ma anche riuscire a finire poi, a cercare di portare dei risultati con quel bel atterramento. Manca un minuto, questi sono momenti importanti, è un po' come quando lo squalo, no, sente l'odore del sangue. È tanto, no? Un minuto, è tantissimo, tanto, un minuto. È tanto ed è importante e Michael può sfruttarlo al meglio. Soprattutto quando hai di fronte un pugile assetato di vittorie come il lupo, Lone Wolf, il lupo solitario, Michael Magnesi. Vedi adesso come Kina Kamazi sta cercando di recuperare muovendo le gambe senza portare colpi. Non si è avventato comunque contro il suo avversario, facendo anche bene Magnesi, non deve comunque stare attento a non subire la replica del pugile africano, che è un pugile esperto, un pugile solido. Eh sì, siccome dicono dall'angolo di stare attenti, perché comunque Kina Kamazi è molto furbo, quindi sta là e bisogna stare attenti fino all'ultimo secondo. Bello ancora questo gancio destro. Ancora gancio destro, l'ha preso e sembra che l'abbia anche accusato. Colpo portato con grandissima naturalezza, ripresa da due punti. 10-8 Giovanni, sì, 10-8. Terza ripresa e sono 4 probabilmente i punti di vantaggio per
per Magnesi, ma soprattutto quanto vale psicologicamente mettere a terra il tuo avversario al terzo round? Michael ha capito di quanta di forza ti dà, quanta consapevolezza ti dà della tua forza. Beh, diciamo, se dovessimo fare una proporzione, se uno ha forza 10, una cosa del genere ti fa avere forza 100, perché ti fa capire che hai la possibilità di portarti a casa un titolo prestigioso. Che chance questa sera per Michael Magnesi, una grandissima serata di pugilato. Grande evento targato BBT Boxing Team, in collaborazione con la AMB Events di Alessandra Branco. Una serata con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e Art Media Sport. Torniamo sul match, quarto round. Stai attento, l'urlo di Alessandra Branco, la moglie di Michael. C'è tempo, Michael. Siamo tutti con te qui a bordo ring, così come da casa, a fare il tifo per Michael Magnesi. Al suo 18° incontro da professionista, già tanti titoli conquistati per Michael Magnesi, ma questa sera veramente può arrivare al tetto del mondo, conquistare un titolo mondiale che lo lancerebbe veramente nella gota dei grandi pugili internazionali della sua categoria di peso. Bello ancora, gancio destro di Michael, doppiata ancora. Ancora gancio destro doppiato dal montante sinistro per Magnesi. Si lavora la corta distanza, che è la distanza di Michael. Braccia sempre alte per Michael. Quasi asfissiante la sua azione. Sì, gli accorcia sempre la distanza ed è un continuo, da questo è il quarto round e abbiamo visto sempre Kini Kamazi andare a pedalare indietro, no? E cercare di contenere l'aggressività di Michael. Non vuole farlo ragionare, Michael Magnesi sempre davanti al suo avversario, sempre a bloccargli la strada. Buon montante alla milza, doppiato poi con un gancio destro al volto. Lo sta demolendo Michael Magnesi, ma sì, deve stare attento. Risponde per le rime anche Kini Kamazi. Grande esperienza per il pugile del Ruanda. Qui prova a partire lui per primo con questo gancio destro. Bloccato però da Magnesi, che riprende la sua azione. Non molla Kini Kamazi. Si aggrappa al match, anche per lui una grande chance. Questa sera ci vorrà tecnica e cuore per portare a casa questa cintura mondiale. Non era facile la vigilia, si sta confermando così comunque questo match per il nostro Magnesi, che continua a scuotere la testa, non mi fai male, e continua ad andare avanti. Un bel montante allo stomaco per Magnesi, che continua con le sue bordate alla corta distanza. Una battaglia, agonisticamente parlando. Non c'è un attimo di tregua, Giovanni. Questa ripresa che Kini Kamazi ha cercato di fare qualche cosina di più, ma ogni volta che ci prova Michael risponde per le rime e continua a pressarlo sempre. Comunque, se volevamo la conferma della solidità di Patrick e Kini Kamazi, ce l'abbiamo avuta. Un'altra ripresa ad alta intensità, dove Magnesi ha continuato a mantenere, diciamo, la supremazia, no? Comunque il comando delle azioni, però Kini Kamazi ha controbattuto alla grande. In questa ripresa è stata, insomma, Kini Kamazi ha fatto un po' di più rispetto alle altre, ma comunque Michael ha sempre mantenuto il centro. Non è Kini Kamazi che decide dove andare, ma è Michael che decide dove portarlo, e questa cosa fa comunque pendere l'ago della bilancia dalla parte sua per quanto riguarda l'aggiudicarsi la ripresa. Ricordiamo Michael Magnesi, già campione italiano, titolo conquistato nel 2018 battendo per KO tecnico Francesco Invernizio, poi campione del Mediterraneo IBF,
battuto Raddia Incarnazione nel 2019, campione internazionale WBC battendo Emanuel Lopez per KO e campione intercontinentale IBO battendo Ombrello Rotteranno. Insomma, una carriera costruita negli anni e oggi la grande chance. Torniamo quindi in diretta qua a goderci questo match, il quinto round. Parte subito acceso, Michael subito a prendere la corta distanza e a mettere colpi duri. Gancio sinistro è entrato molto bene, molto bene. Lavora bene con questo gancio destro Magnesi, che spesso doppia. Sì, da entrambi i lati riesce sempre a trovare la distanza. Prima l'ha fatto col destro, adesso l'ha fatto col sinistro. Riesce a cambiare pure gli angoli, vedi che si mette mancino, poi si mette in guardia normale. Tutti i colpi comunque portati con grande forza da parte di Michael Magnesi. Montante del sinistro e gancio destro. Sicuramente dietro a questo lavoro c'è una grande preparazione sia tecnica che atletica, fatta tutto in questo periodo. Poi ricordiamo che è stato anche rinviato il match per problemi di Covid questo, da parte, certo, di Chirica Massi. Questo può aver creato delle difficoltà nella preparazione nella stessa. Nella programmazione, certo. Assolutamente. Comunque anche Kinagamazi non molla di un centimetro. No, è vero, e sta cercando di resistere a questo continuo pressing da parte di Michael. L'impressione però, Giovanni, è che Kinagamazi non riesca con sempre maggiore difficoltà a non far combattere alla corta distanza il suo avversario. Sì, è già il quinto round e Michael continua a non fermarsi, quindi Kinagamazi sicuramente sta subendo questo continuo lavoro al corpo e al volto da parte di Michael. È un match tutta nella corta distanza, che è la distanza poi più congeniale al nostro pugile. Un doppio incrocio qui da entrambi le parti, sì, molto pericolosi. Basta un attimo, adesso loro utilizzano anche guanti da 8 once, quindi attenzione qua, rimane un po' sui colpi qua. Kinagamazi ha sentito questi due colpi al volto, per un attimo si è fermata l'azione del pugile ruandese. Ecco qua, gancio destro da terra, gancio destro chirurgico ed è a terra Kinagamazi. Questo è brutto, questo. Cerca di rialzarci ma le gambe gli tremano ed è la conclusione del match. Giustamente, ci permettiamo di dire, il pugile svedese Michael Huck interrompe il match e Michael Magnesi è il nuovo campione del mondo IBO dei pesi super piuma. Quanta gioia, quanti sacrifici questo ragazzo, e a soli 26 anni si ritrova campione del mondo. Eh sì, che bello, e anche fatto nel migliore dei modi, è veramente un gancio destro preciso, corto. Sì. È rimasto sì. Folgorato il pugile ruandese, è rimasto lì sul colpo, ha cercato di tenere, poi le gambe gli hanno ceduto ed è un KO spettacolare per Michael Magnesi. Veramente non c'era modo migliore di vincere questo titolo questa sera, proprio tra l'altro qui a pochi metri, diciamo, dalla nostra postazione abbiamo visto questo gancio destro corto di Michael Magnesi, che è finalmente sorridente insieme a sua moglie. Un colpo studiato sicuramente in palestra. Sento il maestro Mario Masai che dice: ah, te l'avevo detto io di quel gancio destro, e sicuramente l'hanno sportato talmente tante volte. Rivediamolo, corta distanza, eccolo qua. Ma si vede da come è caduto che non aveva recuperato. È come se avesse aspettato il suo avversario rimanendo con le braccia alzate e poi ha portato questo gancio destro corto. Eh sì, che poi ha visto rispetto al primo knockdown, che nel primo knockdown si è rialzato più lucido. Qua quando è caduto era teso sulle gambe, quelli sono colpi micidiali. Allora, finalmente siamo partiti da Primo Carnera, primo campione del mondo. Giovanni, mi dispiace perché è l'ultimo campione del mondo. Ma io sono contentissimo di non essere l'ultimo, perché questa sera ero solo per Michael, e quindi sono stracontento. Giovanni, noi ti abbiamo voluto apposta veramente questa sera, perché tu rappresenti tanto per la box italiana, a breve avrai una grande chance, staremo lì a fare il tifo per te. Sei l'ultimo campione del mondo. Adesso un nuovo campione del mondo italiano, il 36esimo.
Allora, noi adesso andiamo nel nostro studio a fare un paio di domande al nostro Michael Magnesi. Ecco qua l'immagine che fa grande la box, cioè il vincitore che alza il braccio dello sconfitto, la vera Nobel Art. E questa sera, oltre che a tanta sportività, abbiamo assistito comunque a un grandissimo match. Per noi appassionati di box italiana la soddisfazione è doppia, perché vedere lì sul tetto del mondo un pugile italiano ci inorgoglisce e ci riempie il cuore di gioia. Allora, andiamo in postazione allo studio per sentire le impressioni a caldo di Michael Magnesi. Grande box